siamo in prossimità dello svincolo di Annone. È tarda notte, è mezzanotte, stiamo completando le operazioni per il varo del ponte di Annone. È già avvenuta una prima traslazione dalla piazzola di sosta dove è stato assemblato l'impalcato, è stato montato su dei carrelli e su questi carrelli è stato traslato lungo la superstrada fino allo svincolo di Annone, dove c'è la corsia di immissione e verrà fatto ruotare di 90 gradi. Una volta completata la rotazione verrà riposizionato sui carrelli e riportato in prossimità delle spalle, dove domani verrà effettuato il sollevamento nella sua sede definitiva. Da ieri sera la strada statale 36 è stata chiusa al traffico a partire dalle ore 21 per consentire le operazioni di varo. L'impalcato verrà sollevato con l'ausilio di tre gru, una da 750 tonnellate, una da 500 tonnellate e una da 300 tonnellate. Questo perché appunto il peso dell'impalcato è circa 250 tonnellate. And we want you in, as long as you bring the load. È una struttura con impalcato in acciaio, con soletti in calcestruzzo di una luce di 44 metri e una sezione trasversale di 15 metri, con due corsie da 3,25 m ciascuna, due banchine laterali da un metro, una pista ciclopedonale da 2,5 m e un passaggio pedonale di circa 1,70 m. La struttura è stata progettata per il passaggio di due mezzi pesanti da 108 tonnellate. L'impalcato in acciaio è costituito da due travi laterali, due travi di bordo di un'altezza variabile massima di fino a 3 metri, con traversi di circa 70 cm di altezza, sopra i quali verrà realizzata la soletta in calcestruzzo dello spessore di 25 cm. Inoltre il franco della nuova struttura sarà di circa 5,20 m rispetto alla precedente struttura che prevedeva un franco di 4,45 m.